Parlavamo dei dati dell'Agenzia Europea, la pianura padana si riconferma l'area più inquinata d'Italia. 84.000 decessi per inquinamento, più di tutti gli altri paesi dell'Unione Europea. L'allarme dell'Agenzia Europea per l'Ambiente viene rilanciato nel giorno di apertura della conferenza di Parigi sul clima. Polveri sottili, biossido di azoto e ozono danno all'Italia la maglia nera delle morti per smog e la pianura padana è l'area più inquinata del paese. Le principali malattie che provocano l'inquinamento sono le malattie respiratorie, e questo è abbastanza ovvio, bronchi e polmoni, e le malattie cardiovascolari, cuori e vasi. Però colpisce anche la donna in gravidanza e il bambino e praticamente quasi tutti gli organi. Quali sono le categorie più a rischio? Innanzitutto ovviamente coloro che vanno in macchina, ma anche i pedoni che vanno nelle strade trafficate, i bambini piccoli portati in carrozzino, quindi a raso terra dove ce n'è di più. Cosa rischia un bambino se parliamo di inquinamento? Quando è in utero rischia di crescere poco, di essere prematuro. Quando è un po' più grandicello rischia di avere l'asma, la tosse. Ma secondo gli esperti anche ragionare di limiti delle polveri sottili nell'aria è sbagliato. La soglia di attenzione per il PM10, oggi a 50 microgrammi al metro cubo, secondo medici e addetti ai lavori è troppo alta. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda la metà e così l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente degli Stati Uniti. Questo dà un'idea. In Europa non sono stati abbassati dal 2004. La polemica per il concetto.